Melito Porto Salvo, rocambolesco incidente sulla superstrada 106, prima della galleria Calvario. Questa mattina, ennesimo incidente sulla superstrada ionica, all'incrocio con via Stadio. Lo scontro, intorno alle 8.30, è avvenuto fra un motociclista a bordo di una Kawasaki e un automobilista su un Audi. Alla guida dell'autovettura un uomo di circa 60 anni che percorreva la superstrada in direzione Taranto-Reggio Calabria, mentre il motociclista di circa 45 anni proveniva in senso opposto da Reggio Calabria. Secondo la prima ricostruzione, l'autovettura tentava una manovra di svincolo dalla superstrada verso Melito Porto Salvo e per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con il motociclista, che proveniva, come si è detto, in senso opposto rispetto alla direzione dell'autovettura. A seguito dell'urto, il Centauro ZF è caduto a terra rovinosamente, rendendo necessario il suo trasporto in autoambulanza all'ospedale di Tiberio Eure. Il ferito ha riportato dei danni non gravi, traumi leggeri, escoriazioni e contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Melito Porto Salvo e quelli del commissariato di pubblica sicurezza di Pontefuori. Solo la fortuna ha evitato l'ennesima tragedia su una strada già teatro di molti altri incidenti analoghi. Noi non è la prima volta che segnaliamo e denunciamo questi pericoli e che chiediamo di rendere meno pericolosa la cosiddetta strada della morte.